Allora, io volevo vedere questo video da un po', lo streamer più pericoloso che esiste. Non so cosa, che cavolo è, sono curiosa. E poi si passa ai video serial. Il personaggio in questione si chiama Andrei Burim, lo streamer bielorusso che ha dovuto scappare dalle denunce penali in più paesi. Lo streamer che ha speso milioni di dollari per rasare a zero i suoi colleghi e spogliarsi l'altra parte. L'autore delle violenze, ricchezze assurde, riconoscimenti da parte delle persone più famose al mondo, Hey Mel. Hey, Miss Troy. vincite e perdite da milioni di euro. Questa è la Cazzo. storia di Andrei Burim, in arte Mel Stroy. Andrei nasce il 15 dicembre del 1998 a Omel, in Bielorussia. La sua infanzia era quasi del tutto normale. Sua famiglia era abbastanza povera. A tratti ha dovuto condividere le scarpe e i vestiti con il suo fratello maggiore. Durante il suo periodo scolastico era quasi considerato la pecora nera della classe. Не били, но именно, знаете, такое уважение, как бы, блядь, как будто к какому-то шнырю, типа того. Andrei lascia la scuola dopo la fine delle medie e va a studiare in un college per diventare un automeccanico. Però gli studi non durano tanto. Poco dopo lascia il college e si apre il suo primo canale su YouTube, dove inizia a portare contenuti su Come tutte, tra Minecraft e l'altro. altri giochi. Però questo tipo di contenuto non riscontra il successo che Eh lui beh. voleva e quindi cambia la direzione. Da Minecraft passa su Chat Roulette, dove inizia a spogliare le ragazze, spesso minorenni, incitandoli con le donazioni. E questo format, alquanto illegale e discutibile, inizia a funzionare. Ovviamente questa situazione non poteva Ma essere che passata cazzo? inosservata dalle forze dell'ordine bielorusse, i quali hanno esposto la denuncia per la diffusione del materiale pedo. Un reato per quale in Bielorussia si rischia 4 anni di reclusione. Non si sa per quale motivo, ma questa denuncia magicamente sparisce. Sto za business, suka? Sto za business, suka? Dopo aver risolto i suoi problemi penali, Melstroy si trasferisce a Mosca, dove la sua vera ascesa, o discesa, dipende dal punto di vista, inizia. Feste, alcol, soldi, casini e sregolatezza, questo era il suo content principale. Madonna Tutto santa. Eh ciò mantenuto e supportato da parte dei casino illegali beh, privi di alcuna strano. licenza. Pestaggi, umiliazioni, le ragazze che erano pronte di fare di tutto solo per qualche follow in più. E Che l'ostentazione della schifo. ricchezza, tanta ostentazione della ricchezza. I primi problemi però non si fanno attendere. Nell'ottobre del 2020, durante una discussione molto accesa con una ragazza, perde il controllo. Questo pezzo lo trovate su Telegram, ok, non può metterlo perché... La ragazza, Ma? dopo essere stata picchiata e buttata fuori dalla festa, giustamente è andata a fare la denuncia dove ha registrato tutte le lesioni che ha subito. Melastroi voleva Ma chiudere che... tutta questa faccenda pagandogli 20.000 euro, che però lei ha rifiutato, anche perché la pubblicità a questa ragazza serviva, visto che faceva un lavoro particolare, però comunque ha rifiutato. Avete capito il messaggio? E poi probabilmente perché pensava di poterli prendere più soldi. Infatti, davanti al giudice le ha chiesto 100.000 euro di risarcimenti. Alla fine di tutta questa storia. No, non la infila lì. Facevo un lavoro particolare e fa vedere la Ford Escort. La corte ha obbligato di pagare 720 euro di risarcimento alla ragazza. E invece lui più di 6 mesi di servizi socialmente utili che lui si è beccato. La cosa più assurda è che la stessa ragazza, 2 anni dopo, è venuta sempre nella sua live per fargli gli auguri di compleanno. È tornata. La mia stessa reaction. Ma che ritardo mentale hanno queste persone? Tutti quanti, ma soprattutto lei. Però comunque dopo questo episodio di violenza in diretta, Melstroy viene bannato da tutte le piattaforme. Poi successivamente in Russia passano la legge che vieta lo streaming dei casinò online in diretta su Twitch e altre piattaforme. Casinò essendo i suoi sponsor unici e principali, comunque la situazione è Che messa gente di abbastanza merda, male per lui. comunque. Però poi arriva il Kick.com. Kick, per quelli Ah, che non lo sanno, è giusto. una piattaforma di streaming, la copia carbonica di Twitch.
Solo che, a differenza di Twitch, Kick è stato creato e gestito da alcuni ex creator e finanziato da parte del cripto casino più grande. Il peggio del peggio. Kick è conosciuto per avere le leggi molto meno restrittive rispetto a Twitch. Detto in parole semplici, su Kick un creator per essere bannato deve fare veramente qualche cazzata grossa grossa, altrimenti sta a posto. Quindi la situazione è proprio perfetta per Melstroy. Poi ci sono io che reacto i video in maniera normale, li guardo per imparare le robe durante il mio tempo libero nelle mie live e mi ricevo i commenti: questo sarebbe il content? Sono abituata a robe di questo tipo. E non è che è l'unico, ce ne sono tanti così. Questo è il vero content? Questo è il content che vogliono le persone? Perché sembra proprio di sì, basta guardare che cazzo guardano in generale. Cioè, se proprio vogliamo parlare del vero content, l'unico streamer che ne vale la pena guardare, sappiamo tutti chi è. Kai Cenat. Fine. Punto. Content assicurato, divertimento, celebrità che vengono da lui come se fossero i best friends, tutto quanto. Uno che veramente dici streamer con la S maiuscola. Tutto il resto viene fatto nella maniera più chill e va benissimo, oppure il content di questo tipo. Perché quando io mi sento dire però che contenuto è? Che cazzo di contenuto vuoi? Successivamente Melstroy si trasferisce. Sono abituate a cose di questo tipo. Da parte quel pestaggio è stato ricercato praticamente per aver scappato dalla leva militare in Bielorussia. Quindi è andato anche in Italia, usando praticamente il budget illimitato dei casino illegali. Melstroy inizia la campagna marketing dove, dopo la donazione, streamer maschi si devono rasare a zero. 50.000 euro a Jesus, 15.000 euro a Kasha. За сколько ты побреешь сейчас? 17.000 евро Рафшан. Зэки, блядь, прикинь. Che poi, scusa un attimo, domanda, e io lo dico dal mio punto di vista, rasarsi a zero per le ragazze è molto traumatico perché hanno i capelli lunghi, la maggior parte delle ragazze. I ragazzi, invece, nella maggior parte dei ragazzi, hanno i capelli più o meno di questa lunghezza, più o meno, no? Come lui, qualcuno più lunghi e qualcuno più corti. Ma come puoi offrire 15.000 euro o quello che è? Per un ragazzo che si deve rasare i capelli, che ne ha già pochi, a prescindere che sono corti. Sembra come se dovesse essere una roba, tipo, esagerata, ma non è che lo è più di tanto. Cioè, non so come la vedono i ragazzi rasarsi a zero, completamente. Forse deve essere comunque uno shock, ma non così tanto come per le ragazze che hanno i capelli lunghi. Posso dire che io lascerei lì... Lasciare liberi mi piace, troppe restrizioni, troppe regole, non si riesce più a fare niente, vieni bannato, libertà. Non ho capito, Jack. Zack Squad. E tanti altri. Mentre le streamer ragazze hanno ricevuto le stesse donazioni, però hanno dovuto fare una cosa un po' diversa. Dopo tutto questo putiferio, per un mese intero, non si parlava dell'altro che di Melstroy in Russia, soprattutto nel campo mediatico. Anche il suo contenuto ha subito delle variazioni. Al posto delle ragazze, sono arrivati i suoi amici, che si massaggiavano la fronte con i pugni e leccavano i piedi a vicenda. Però anche a Dubai i problemi non si fanno attendere. Durante una serata a Dubai, piena di alcol, offende un uomo in un locale. E va, va a finire sempre male in questi casi. Visto che a Dubai comunque le pene sono severe, Melstroy prende e scappa in Turchia. In Turchia affitta una casa che sembra un albergo a $120.000 al mese, con cinema, jacuzzi, tutto. Ma quanti cazzo di soldi ha fatto questo? Le ha fatte con le slot? Dalle live sicuramente avrà fatto qualcosa, ma tutti sti soldi dove li ha tirati fuori? Dalle slot, dalle live sponsor, probabilmente quelle robe lì con le slot. Tutte le cose super lussuose. Vive come uno sheik. Perché se ha fatto tutti sti soldi grazie alle sue live, è veramente grave, eh? Tutti quelli che hanno donato per le sue live. Ha detto che aveva credito infinito con i city slot. Praticamente
anche se ha dovuto scappare dai sciicchi di Dubai. Mentre si trova in Turchia, con i guadagni che aumentano in continuazione, decide di organizzare un concorso che ha sconvolto non solamente l'internet della Russia, ma tutto l'internet. Ecco alcune voci di questo concorso. Follow su Instagram da parte di MrBeast $1,500,000, mentre il video saluto 375,000. Hey Mel, so I was told to send you this video saying hi. I'm not sure why, but hi. Un video saluto da parte di Messi, Holland, Mbappé oppure Ronaldo, $300,000. Hey Miss Troy. Aspetta, lui veniva salutato da questi, ma in che senso i soldi? Da dove li... Chi è che gli dava i soldi? Se gli veniva salutato lui da queste persone famose, riceveva dei soldi? Non ho capito questa parte qua. Non mi piacciono le regole di YouTube troppo strette, diventati un convento. Diventati un convento. 10 parolacce. Strike. Chi crea la mentalità di lasciar liberi e bannare solo su cose eclatanti? Non mi dispiace. Invece deve essere, devono esserci delle regole ferree, secondo me. Come YouTube va benissimo. Kick no, c'è troppa libertà, non va bene. Li donava, non ho ben capito questa parte. Just wanna say hello to you. Hope everything is okay. Follow da parte di iShowSpeed. Ma che poi questi qua che si mettono a salutare una persona come lui, cioè che problemi hanno anche loro? Che sai, non ho capito. Lame, Logan Paul oppure Drake, $300,000. This send me fucking 300k! Ah, lui mandava i soldi a queste celebrità per farsi salutare. Cos'è che dice Speed? Paul oppure Drake, $300,000. This send me fucking 300k! For a follow, man, holy shit, bro, this dude is fucking nuts, bro. Tatuato. Sì, mi sa che ha pagato $300,000 iShowSpeed per il follow. Vai, Fenice, assolutamente. Aggiù. Così funzionano i social, ha senso. Grazie Fra, bevo. Così ha senso, più sei online, più ti vedono, più attiri attenzione, più ti torna roba indietro. Quanti? Sbaglio il record assoluto della piattaforma Kick. 700,000 persone che guardavano mentre lui beveva e giocava a casinò. Se mi compri le pull su Vuva, faccio le clip e le sfamo su TikTok a vita. Vi rendete conto? Qualcuno di voi potrebbe pensare, che vita fighissima, priva di alcuni problemi che sta vivendo questo streamer Melstroy. Qui c'è da specificare una cosa. Nonostante le vincite da milioni di dollari, contratti, sponsor infiniti, eccetera, eccetera, Melstroy è veramente un ludopatico. Tutti i milioni che guadagna dalle sponsorizzazioni, vincite, eccetera, eccetera, li ficca tutti indietro nei casinò. Ora, solamente a distanza di un mese da tutti questi record, ha litigato con i suoi sponsor più grossi, ha accumulato un botto di debiti
Durante la settimana alcune dei suoi live durano solamente 8 minuti, durante quali praticamente non parla e perde tutto il saldo. Non ha più fondi per pagare questi editor, infatti davanti ai quali c'ha già $1.500.000 di debiti, quindi c'è la possibilità che tutta questa situazione finisce velocemente come partita. Continua a prendere debiti per giocare a casinò e onestamente non si vede la fine. Un giorno fa ho parlato con un proprietario di un casinò online che ha lavorato con Melstroy, quale mi ha detto che attualmente ha già più di $10 milioni di debiti. Ma vi rendete conto? Porca troia! Questa è tutta la sua carriera. Va sempre più in giù per poi risalire, per poi ricadere sempre più in giù. Almeno per ora è sempre riuscito. Ma come sappiamo, la casa vince sempre. Questa influencer è diventata virale per diversi... Chi è che vince sempre? Perché? Il personaggio in questione si chiama... Perché è finito in questo modo? Aspetta. Almeno per ora è sempre riuscito. Ma come sappiamo, la casa vince sempre. La casa vince sempre? Non ho capito il riferimento. Che cosa assurda. Comunque è così. Diventa... Le persone che dal nulla ottengono il tutto... e non sanno gestirselo, si devastano, bruciano letteralmente tutto e vanno a finiscono nella merda. Poi, come ha detto lui, io non, cioè, è la prima volta che sento parlare di questo streamer, però come ha detto lui, magari lui riuscirà a risalire di nuovo. Alla causa, ha detto. La risentiamo. Ma come sappiamo, la casa vince sempre. Questa influencer è diventata virale. Non ho ben capito la cosa dice alla fine, ma va bene. Bel video, cazzo. Mi è piaciuto un sacco come l'ha raccontato. Non avevo mai visto un video di lui. Cos'altro ha fatto lui? Diario del russo. Vlad. Scarpe sanzionate in Russia, come si compra ora? 10 anni nella droga, confessione del sopravvissuto. Quanto si guadagna fingendosi donna, lui lo fa, eh? Hacker italiano, truffe, colpi grossi, hacking made in Italy. Ok. Si riferisce al banco, credo. Ah, anche io ho pensato. Vabbè, comunque, cazzo, un bel video. Mi è piaciuto tanto.